Signore e signori, benvenuti a Boomer Ball Podcast, il podcast che parla di pallacanestro anni 80, anni 90, ma anche anni 70, ma anche anni 2000. Vabbè, come al solito io lo dico, abbonatevi, cliccate, campanella, fate quello che volete, ma dobbiamo aumentare il numero di iscritti. E oggi, siccome volevamo chiamare gente di livello basso, abbiamo solo un argento olimpico, solo. Cioè, più di questo, Iaco, cosa... Pensa a te. Cosa potevamo fare? Pensa a te. Abbiamo chiamato addirittura un gobbo. Un gobbo a tirare su il livello di questa trasmissione infima. Pensate dove eravate, se ci vuole un gobbo per tirare su. Ah, oh. No, poi toscano anche lui, sì, citato più volte nel... Mare. Vabbè, quindi tutta una tarazza. Però mi avete detto mille robe, vid là, ma dove devo guardare? Tu devi guardare, guarda dove vuoi, perché siamo mica in televisione. Sì, no, perché siamo mica in televisione, perché questa comunque c'è una trasmissione così. No, Iaco la chiama, cioè, ancora se volete aumentare i partecipanti bisogna che ci sia roba fatta bene. Iaco la chiama ancora trasmissione, ma in realtà è un podcast. È un boomer. Sì, no, Iaco è un po' un boomer. Per me questa è una trasmissione, poi se è un podcast è una poi, roba. Poi dopo arriva le vallette. Il notaio, i premi. Senti, tanto non abbiamo detto chi è, che magari uno guarda e dice: ok, è toscano, è argento olimpico, ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Chi non poteva essere un argento olimpico toscano di Cecina? Beh, il bullo, dai, il grande Massimo, il grande Bulleri. Bullo. Qua, sono un attimo a disagio qua nella tana delle tigri. Ci sarà da difendersi parecchio. In questa trasmissione, che ci tengo a chiamare la trasmissione, esatto. Chiamiamo chiunque. Di tutto, ormai veramente chiamiamo chiunque. No. I famosi C e P, cani e porci. Infatti. No, allora Bullo, cominciamo dall'inizio. Si legge, di solito si inizia dall'inizio. Si legge nelle storie a te dedicate. Dalla fine. Io volevo un po' iniziare dalla fine. Io volevo iniziare dalla fine, però poi ho pensato che mi sarei perso e quindi ho detto meglio attenerci al programma. Tu cominci a giocare a basket a 5 anni, si legge, per tuo fratello, confermi? Sì, possiamo accenderla. Ok. lui era forte, era, cioè, come... No, mio fratello è 11 anni più grande di me. Ah, cavolo. E quindi... Simone, sì, è alto 2 metri. E nella provincia di Livorno non è che si contassero a dozzine. E quindi per l'altezza era nel radar delle grandi società della provincia, che erano la Pallacanestro Livorno e la Libertas Livorno. Per non so quali varie incastri, andò alla Pallacanestro Livorno. E i miei genitori avevano la buona abitudine di seguirlo sia agli allenamenti che quando potevano. Perdona, chiedo anche a te, Iaco, da Cecina a Livorno di quanto si parla? Non lo sa, Iaco, perché vive in un'altra parte della Toscana. Okay. Quindi non si deve perdere tempo. Cecina a Livorno saranno 40 chilometri? Sì, una mezz'oretta. Mezz'ora. Bon. Sì, poi per arrivare in via Cecconi, dipende un po' dal traffico, diciamo da mezz'ora a 40 minuti. E quindi loro seguendo mio fratello mi portavano sempre in palestra, e in palestra c'era il pallone da pallacanestro, tutti palleggiavano, io prendevo questo pallone e palleggiavo. Ma se c'è qualcuno che non capisce, perché sì, parla un po' veloce, ma dopo io poi faccio la traduzione. Non mi avete detto che mettete sottotitoli? Esatto. Allora, ci sono davvero sottotitoli. Ho scoperto che ci sono. Ma perdona, tu da subito super talento oppure... Vabbè, ci sono quelli che comunque... Super taleggio. Ok. No, ero... Ora poi, chiaramente, andando poi dopo ero bravino per la mia età, tutto quanto, destra e sinistra, però poi super talento, insomma. Sono stato a Cecina fino a 13 anni, poi a 13 anni, per un accordo che era stato fatto ai tempi di mio fratello, il basket Cecina era nell'orbita della Pallacanestro Livorno. Mm-hmm. Detto brevemente, quando la Pallacanestro Livorno dava, come si faceva ai tempi, quando c'era il cartellino, bla 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 bla, e dava una sorta di riconoscimento annuale, non so se in forma di denaro o in forma di, non so, palloni, magliette, cibo, che... no, perché sa. Comunque c'è una... in forma, insomma... di, bravo, grazie, grazie. E allo stesso tempo, quando volevano un ragazzino del settore giovanile, lo prendevano. Mm-hmm. E quell'anno lì presero me e un altro mio compagno di squadra e andammo a Livorno. Poi sono stato 4 anni a Livorno, alla Pallacanestro Livorno, e poi sotto la supervisione di Iaco, e non solo, alle finali nazionali juniores di Treviso, quando ero cadetto nel 94, la Benetton,
Sì, io staccai un assegno di tasca mia per prendere bullo. La Benetton fece questo errore di valutazione. Gilberto aveva un po' il braccino corto e preso aveva bullo. Spesi gli anni prima per il Rusca e io ho staccato l'assegno di tasca mia per prendere il bullo che era una iena. E non gli ho ancora reso, tra l'altro, e penso che ormai no, no. Anche perché è cambiata la valuta, sì, che diventa impossibile. Non si usano più. Ma scusa, Iaco, allora, in uno dei podcast precedenti, che ormai abbiamo una parliamone dei podcast precedenti, perché io so tutto. Ormai abbiamo. E sai tutto senza averli visti. Non è vero, ho visto abbastanza. Secondo me, Claudia li guarda e gli dice: guarda, che hanno detto questo, hanno detto quello. No, tu dicesti che il bullo all'epoca aveva due gambe incredibili e quindi era un atleta fuori da. Lo scouting. E che non poteva mai far canestro da fuori. Quello non volevo dirlo, però lo hai ribadito. No, lo hai ribadito allora, tu. Allora, il bullo. Io lo porto come esempio ai ragazzi con i quali lavoro, proprio come etica del lavoro. Nel senso, il bullo nasce come un atleta pazzesco, era bimbetto, ma volava, ma veramente volava. E io me lo ricordo, mi impressionò proprio questa sua grinta, questa sua proprio attività in campo incredibile, di un'energia spaventosa, però cazzo, da fuori non poteva mai far canestro, quindi attaccava sempre il ferro. Però lui, complice anche un infortunio, nel senso, sì, poi c'è stato anche quello, sì. Complice anche questi infortuni a un piede, lui si è messo lì, ha cominciato a lavorare sulla sua impostazione e giorno dopo giorno, ora dopo ora, tantissimo lavoro dietro, è diventato un tiratore incredibile, più che affidabile, incredibile ma vero, faceva anche canestro da fuori. È diventato giocatore nazionale, MVP del campionato, vinto scudetti, vinto medaglie olimpiche, finale di Eurolega anche lui. È possibile, infatti voi due, questa è una cosa che purtroppo non ci accomuna, qui siamo in tre, però avete perso due finali di Eurolega. Io non ho mai perso nessuna finale di Eurolega. Adesso apriamo una pagina dolorosissima perché mi duole, perché questo personaggio qui, questo gobbo, fino all'anno scorso lavorava al Limoges. E siccome è gobbo nell'animo anche, per simpatia, siccome l'anno scorso festeggiavano nella ridente cittadina di Limoges, cacchio, sì, che chissà che terremoto spazi via un giorno, festeggiavano il trentennale della vittoria della Coppa dei Campioni che vinsero contro di noi. E il fenomeno qui mi ha mandato uno screenshot che ce l'ho nel telefonino, dove c'era la fotografia del punteggio finale Limoges Benetton. Sì, era perché avevano organizzato una scena al palazzetto dentro il campo a 193 euro a persona, visto che era il 1993. Ah. E sul tabellone avevano scritto, sul tabellone del palazzo c'era il risultato. Sì, che poi era tipo una roba 56, cioè 57-53. Un punteggio bassissimo. 61-57? No, non siamo arrivati a 60. Cioè, non, neanche loro sono arrivati a 60. Noi no, di sicuro. Beh, però comunque anche lui ne ha persa una. Noi si è persa a Barcellona. Parliamone. Si è persa a Barcellona. Non la c'è nostra è stata più dolorosa. Sì, non c'è stato tanto da recriminare perché giocarono meglio. Non erano più forti perché comunque l'avevamo trovati nel girone, l'avevamo trovati nella fase regolare, avevamo vinto bene a Treviso, ma avevamo perso di un punto a Barcellona sbagliando due volte da sotto, sbaglio, il basso attacco sbaglio, suona la sirena, però il momento era buono per loro, non per noi, e poi sicuramente diciamo l'ambiente non si sposava benissimo per una impresa in trasferta, in quanto giocavamo al Palau San Jordi, dove si era svolta la seconda fase delle Olimpiadi del 92, e c'erano 17-18 mila tifosi di Barcellona più un altro migliaio di Siena che tifavano contro di noi. Chissà perché. No, per un tiro. Chissà che perché. Beh, a parte che quel Barcellona lì aveva qualche giocatore tipo Jacekevicius, Bodiroga, cioè davvero si parlava di Fucca, Marconato. Ma chi ci fece malissimo Marconato, da noi, con voi. Sì. E chi ci fece malissimo fu Femerling e Nacho Rodriguez. Poi Bodiroga fu MVP della finale, ci mancherebbe, però diciamo, se Bodiroga te lo aspetti, non ti aspetti gli altri due. Femerling ci fece veramente molto male, e anche Nacho Rodriguez. Questi furono i due giocatori che uscirono da quello che si pensava fosse un ruolo che avevano e portarono. Ma giusto, vabbè, come adesso l'hai giocata la finale? Ah.
Io feci cagare nella mia. No, non feci cagare, però si rincorse tutta la partita. Noi siamo stati avanti tutta la partita. Io giocai una grandissima semifinale, ma una finale molto molto nervosa. Però non mi fece partire nei primi 5 e questo mi mandò un po' in tilt. E niente, non entrai mai in ritmo partita, tirai due volte in tutta la partita e feci abbastanza schifo. No, noi per quanto riguarda le rotazioni, quelle erano e quelle andarono, però la partita non si dette mai l'impressione di averla, più anche se mi pare all'inizio forse siamo stati un po' avanti, però l'inerzia, comunque l'energia, era l'anno del Barcellona. Barcellona non aveva mai vinto, aveva perso 5-6 Final Four, 7 Final Four. Sì, tantissimi ne aveva persi. Tra l'altro una finale mi pare a Roma contro l'Olympiacos, c'era Rivers, se non sbaglio erano loro in finale, e quell'anno lì era il loro anno. Sì, e a margine ho visto che avevano anche Anderson Varejão, cioè tra i vari giocatori. Sì, che era giovane, era giovane, giovanissimo, sì. Era. Sì, prima di andare in NBA. Sì, era giovanissimo. Niente, non era l'anno nostro, e di base il fato ha voluto che non fosse mai l'anno di Treviso. Ah beh, purtroppo. Ma chiedo una cosa a tutti e due, a parte che lo vedo troppo impostato. Allora, lui... No, ma tranquillo, tra un po' ci molla. Allora, comincia... diciamo che è abituato alle conferenze stampa, alle interviste. Noi non siamo giornalisti, noi siamo Ma questa è una trasmissione, ma noi siamo, che si comporta con... Ma noi siamo clown, ci basta manca che non solo... bestemmi, poi ci manca questo solo... Però c'è il bip che va... Come dice Pittis, ci manca solo il naso rosso e il martello col petardo. Vabbè, per mettergli la Pittis, il naso rosso, ci vuole grosso, ci vuole un melone, ci vuole più o meno. No, chiedo a tutti e due, ovviamente siete tutti due uomini, avete famiglia, quindi insomma, avete fatto delle cose molto più importanti di una finale, ma aver perso una finale di Eurolega è una cosa che nel tutto della carriera e della vita passa, o un po' ruga ancora a distanza di 21 e 31 anni? Valgono tutte le risposte, anzi magari... Allora, un altro podcast che fanno sulla Lega Basket, c'è l'intervista di Trinchieri a Alessandro Magro, che oltre a essere un mio rappresentato è anche un mio caro amico, dove Trinchieri gli fa questa domanda. Io non seguo tutto, cioè, però te lo dico, mi ha rubato la domanda, è una domanda simile alla tua, nel senso, ti ricordi molto di più una vittoria o ti ricordi molto, cioè dura molto di più la gioia di una vittoria o la delusione di una sconfitta? La delusione della sconfitta tutta la vita, perché io se penso a quella partita lì sto ancora male, e sono passati 30 anni, 31, per 30 anni l'hanno festeggiato l'anno scorso gli amici di Limoges. Le vittorie sì, me le ricordo, però... Ma perdonami, allora, sempre il... Immagino che sia lo stesso anche per lui, ecco. Ma lui lo vedo più sereno, però. Ma sì, ma che... Non capisco. Lui è agente olimpico, non è che non vorrei dire. Il bello del bullo, un po' come il Rusca, è che questi... Non ha coscienza. Non ha coscienza di quello che succede. No, io invece sì, sono in Rusca mood. Ma devo dire che oggettivamente non meritavamo, okay, perché loro giocarono meglio di noi, e quindi è più facile accettare questo tipo di sconfitta. Quello che resta è che per quello che era il mondo Benetton, per quello che era il livello a cui giocavamo, il livello di competizione a cui giocavamo, questo mi è rimasto molto molto dentro, è che quegli anni lì venivano vissuti come, vabbè, la Coppa Italia. Sì, era come abbiamo dire. Abbiamo fatto 3 Coppa Italia di fila, no? Era come il trofeo Luigi Berlusconi, no? Si vince la Coppa Italia, sì, abbiamo visto che, beh, perfetto. Mercoledì inizia Top 16, con chi giochiamo mercoledì? Cioè, questo era veramente l'approccio, ok? Proprio sì, ok, cioè, dai, via, a casa, che domani c'è da allenarsi, che martedì spende l'aereo, si va a Atene. Quindi, con questo approccio, che era da una parte presuntuoso, non arrogante, però presuntuoso, però questo dava dà l'idea di quello che il mondo a cui abbiamo fatto parte. Quella partita di Eurolega fu l'anno prima, avevamo fatto la Final Four a Barcellona, a Bologna, avevamo perso la semifinale con la Virtus. Quell'anno lì facciamo la finale a Barcellona e perdiamo con Barcellona. Vabbè, prossimo anno tanto si rigioca per la Final Four, vedrai che ci si ritorna, si vince il prossimo anno. No, non funziona esattamente così. Però poi questo te ne accorgi strada facendo. Quindi
se da una parte c'era, vabbè, fanculo, abbiamo perso tutto quanto, è vero tutto qua, vabbè, dai, non c'è stata quest'anno, si fa l'anno prossimo, sì, sì. Come un po' lo scudetto, vabbè, ok, quest'anno siamo usciti in semifinale, sì, perché ok, d'accordo, ma tanto l'anno prossimo si vince lo scudetto. No, non funziona così esattamente. Questo mi è rimasto, sì. Poi per quella partita lì, no, non è assolutamente un rimpianto. L'unico vero rimpianto, tanto qua ci dobbiamo raccontare più o meno, no? L'unico vero rimpianto che ho del mondo Benetton è la semifinale con Milano 2004-2005. Quella... Perso gara 5 in casa. Quello sì. Quello veramente ancora è qua, non scende, non scenderà più. Ovviamente sono passati quanti, 25, 20 anni, sono passati, quasi 20 anni. Quello sì. Sicuramente come loro a quell'approccio lì, perché eravamo più forti, meglio allenati, più concreti, avevamo vinto la Coppa Italia, vinto il top 16, cioè avevamo il miglior giocatore del campionato, il miglior allenatore del campionato, nella classifica dei miglior giocatori del campionato 5 dei nostri giocatori avevano ricevuto preferenze, cioè non c'era proprio veramente paragone fra noi e Milano, però che è quella Milano che poi ha perso la finale con la Fortitudo, col tiro di Douglas. Scusa, il 2004-2005 chi è l'allenatore? Messina. E... quello sì, quello è veramente il rimpianto che proprio poi... E lì, presuntuosamente, sulla falsariga di quello lì, anche se poi lasciai Treviso e andai a Milano, dissi vabbè, okay, questa è andata così, mi gira il cazzo, tutto quanto quello che era, vabbè... ce lo riprenderemo strada facendo, invece non ci siamo ripresi niente. Perché non sapevi che sarebbe arrivato l'impero del male dopo? No, quello non lo sapeva nessuno, da un certo punto di vista non lo sapevano nemmeno loro, poi se lo sono ritrovato e se lo sono tenuti stretto. Però questo sì, è vero, l'unico vero rimpianto, e poi è il vero rimpianto della carriera è questo qui, quella partita là. E perché avevamo la presunzione che poi avremmo vinto lo scudetto. Perché veramente era tutto al posto giusto, però niente, dall'alto si diventa un po' fatalista, o quantomeno sono diventato un po' fatalista negli anni, dall'alto si vede che la ruota aveva girato su un'altra casella, cioè la ruota si era fermata, il punto giusto della ruota si era fermato a un altro concorrente, non a noi, non a me, ok, perfetto. Una cosa che non vi ho mai chiesto a tutti e due, allora, tu Iaco, ma in realtà anche tu Bullo, avete giocato tutti e due in degli anni... Aspetta, però ora, poi lasciamo i rimpianti, devo raccontare di Limoges. Ah, ok, vai. Così ti tiro una microfonata sui denti. Allora, io sono arrivato a Treviso nel 94, la Final Four di Atene è del 93, sì. Quindi era passato solo un anno. Quando sono arrivato, io non è che Benetton fosse esattamente la squadra dei miei sogni, ok? Perché non lo so, non è che... Nonostante i soldi che mi sei costato. Ma questo dopo, però prima, vai. Ok? E, non lo so, era una squadra che vedevo lontano, io tifavo Milano, okay. Poi ero legato al mondo di Livorno, pallacanestro Livorno, poi non ero uno esattamente da super basket tutte le settimane, sì, guardavo che non volevo dire... Ma neanch'io alla fine, voglio dire, chi... Cioè. Quindi quando sono arrivato qua, sì, sapevo di questa cosa della Final Four, che avevano perso, però non è che sapessi più di tanto. Quindi non avevi guardato la partita, no, per no, esempio? No, assolutamente no. E tu avevi 17? Avevo 17, 16, sì, scusa. 17 e 16 quando sono arrivato. Ok, ma 16 all'epoca di Limoges. 15. Nel 93? No, 93 era l'anno prima, 16. Sì, vabbè. Perfetto, 16, a seconda 16. Della data del compleanno, diciamo. Allora era 15 e 16. Sì, esatto. E quindi non sapevo niente. Qui a Treviso tutti parlavano, tutti. Quando si toccava quell'argomento, l'unica cosa che veniva detta era che come si è fatto a perdere quella partita. Okay. Mai un riferimento tecnico al... No? Sì, c'era Cazzo con Malco, vi giocavano nei 30 secondi, e di qui e di là di su, però... No, cioè, mai un episodio, Iaco ha fatto questo, Rusca ha fatto questo, Cucu ci ha fatto... Niente, ma io non sapevo niente. Sì, 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 sì. Allora sono arrivato a Limoges e c'era un... C'è tuttora un ragazzo che c'ha la mia età, che lavorava nella serie di Limoges. Allora, durante il precampionato c'erano gli europei e una sera mi fa: dai, vieni in sede, guardiamo gli europei, mangiamo una pizza insieme. Faccio: beh, perfetto, era appena arrivato, un modo per conoscere sinistra. Poi, guardando la partita di qui di là, si casca nell'argomento coso. E lui mi fa: ma secondo te era fallo o no? Io gli faccio: fallo o no di cosa? Sull'ultima azione, Forte. Faccio: guarda, io... Era fallo. Io non so, ufficiale, non so niente. Di cosa stai parlando? A Treviso ho sentito parlare tanto di questa partita, però nessuno, io non ho mai sentito un riferimento a questa azione. Guardiamo,
Allora va, cerca, spipola di qui di là, tira fuori questa partita e cominciamo a guardare se sinistra, si arriva a questo episodio. Secondo te è fallo o no? Io gli faccio, guarda, secondo me, visto live, sembra di no, perché la reazione di Kukoč non è quello, cioè no, tira su questa palla e non ha la reazione di quello che mi ha fatto fallo, no. Prende, torna indietro, poi quella partita finisce, compagnia bella. Poi la riguardiamo un po' a replay, dico ma ci sta che sia fallo. Niente, finisce lì. Fallo. Invece io vorrei tornare su una cosa, perché è un argomento comunque di attualità, che Bullo nella sua veste di allenatore, abbiamo saltato circa 20 anni di carriera, ma già che ci siamo, tu hai visto Wembanyama. Sì. E qual è la tua idea? Perché allora noi anziani pensiamo che sia ovviamente il futuro del basket, però a guardarlo ci fa schifo a tutti. Cioè nel senso... Idea. Era fallo. Sì. Il fallo di Wembanyama, ma no, io non voglio andare lì. No, tu che l'hai visto, ecco, ovviamente essendo allenatore hai anche un'idea meno estetica legata alla bellezza del gioco, hai l'idea anche della sua efficacia. Cosa? Scusatemi, ma non so come poter essere d'accordo con voi, cioè è tutto al top. No, no, no. Con me, lui. Ah, okay, okay. È un fenomeno. È tutto al top, è bello da vedere. Ti piace vederlo? Ma ragazzi, ma ti hai idea di quanto è alto? No, è quello il problema. Ma voi non avete idea di quanto è alto? Ma 2,23 metri. Lo so. Non si può capire cosa vuol dire 2,23 metri. Perché te quando giochi, no? No, quando giochi... 2,23 metri con quelle braccia, con quelle gambe, con quella mobilità. Cioè. Te, quando giochi, pensi a... Cioè, 2,10 metri, 2,11 metri, 2,12 metri, è tanta roba. Mamma mia. No, dici, 2,12 metri. Questo è 2,23 metri, cioè vuol dire 10 centimetri... di più di quello che te dici, ma ragazzi, c'è 2,10 metri e tanta roba. E Joa è paradetto un playmaker. E a te sta cosa piace? Nel senso, all'andata c'è una light che è arrivata anche in Italia, su Sportando, credo, davanti alla nostra panchina, tra l'altro proprio, cioè, da qui a lì, ha fatto shake, 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 è partito a sinistra, ha messo giù solo la sinistra e su un piede ha tirato da tre punti, ha fatto il canestro. Famoso... Sì, ma no, perché dici, sai, finisce il quarto. No, no, quello era stato uno contro uno normale. Ma no, è uno scherzo della natura. È uno scherzo della natura. Cioè, detto in maniera positiva. No, 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 sì, ma infatti... In maniera... Cioè, è una roba... È irreale. È irreale. Poi dicono che sia un bravissimo ragazzo, educato. È anche uno che legge, studia, conosce un sacco di arte. Tutto, tutto. Ma non presuntuoso, non arrogante, molto umile, disponibile con i tifosi, con i compagni, con la stampa, con chiunque. E non, cioè, non è il futuro, scusatemi, è il presente, ma proprio... E poi sembra che non sia l'unico, diciamo, oggetto non identificato, UFO, perché c'è un cinese e un giapponese, se non sbaglio, che sono di quella taglia lì, un pochino più giovani, che sembra stiano arrivando. E quindi diciamo che il mondo vedrà a breve qualcosa di simile. Però questi, chi lo sa, lui è presente, è un presente incredibile. Quindi a voi due, no, no, faccio amoroso. Proprio una domanda. Poi sembra sia anche tifoso dell'Inter, non gobbo. No. Beh, lì... No. Gobbo? Certo, mi ha chiesto se ero tifoso della Juve e gli ho detto di sì e abbiamo fatto una foto. Sì. Mi ha chiesto un selfie. Tu io mi sono un po' ingobbito. No, anche perché essendo anch'io gobbo, Platini, Trezeguet, cioè abbiamo un po' Deschamps, abbiamo un po' una tradizione. Può essere solo francese, capito? Ragazzi, tanto, fatto tardi, io tanto, vi tanto, saluto, state qui fra gobbo, chiedetevela. Oh, tanto coi tedeschi te, ok? Francesi è roba nostra. No, 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 io volevo solo chiedere una cosa a tutti e due. Ovviamente uno così, visto da solo, dici fantastico, ma esteticamente, visto in campo in mezzo a gente normale, quindi il playmaker di 1,90, la guardia di 1,95, vedere questo non vi fa strano? Cioè non vi fa dire, guarda, sei bravissimo, però togliti che mettiamo un pivot normale di 2,8 che... No, questo è il grosso errore, lui non è mica un pivot. No, 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 lui è una cosa... Fondamentalmente è un'ala piccola, perché non gli puoi dire che porta il playmaker. Sì. È un esterno. Ma fa delle robe che non ti puoi spiegare già come si fanno, ok? Però dici, ok, uno bravo le fa. Secondo me la cosa impressionante è la sua coordinazione nel movimento, perché veramente lui è lunghissimo. Io l'ho visto quest'estate per la prima volta dal vivo, l'avevo incontrato una volta all'aeroporto di Venezia quando avevano fatto i campionati europei Under 16 a Udine. E questo bimbo era... altissimo, era magrissimo, ma quest'estate l'ho visto a Las Vegas nelle prime partite che ha fatto da professionista alla Summer League. Sì, quella non è pallacanestro vera,
sono d'accordo, aveva tutti gli occhi addosso, non ha giocato benissimo, però ha fatto alcune cose che tu le vedi fare da... Alla PlayStation. Sì, sì. Sì, alla no, PlayStation, no. Cioè, perché veramente... Cioè... Sembra un giocatore di quei cheat code che tu crei alla PlayStation quando dici, pazzesco. Boh, mi diverto, creo uno strano. E in Francia, ora non sono tutti come uomini, ma... però in Francia hanno una generazione di giocatori a venire, 2006, 2007, 2008, che sono clamorosi. Clamorosi come doti atletiche e come capacità di gioco. E lì hanno... lavorano benissimo con i settori giovanili, hanno questa in sé per la scuola di reclutamento. Tu lo conosci un po' tra virgolette l'ambiente francese, come lavorano? Sì, cioè. Allora, quello che c'ha la Francia, c'è un potenziale a livello, diciamo, juniores, che poi non è juniores perché la loro attività giovanile finisce a 21, 22, secondo come forse 23. Ok, il torneo si chiama Espoir. Uh-huh. E giocano sistematicamente prima della partita della prima squadra, quindi questo dà l'opportunità ai ragazzini di essere visti anche da un ambito professionistico e non solo su video e compagnia bella, o andare per forza perché sei già lì, e quindi anche con i tifosi, e poi dà la possibilità, e tantissimi lo fanno, ai ragazzi di poter giocare con l'Espoir e contestualmente venire in panchina con la prima squadra. E spesso capita che chi ha giocato veramente per vincere di Espoir, che è un torneo di altissimo livello, dove le partite sono vere, tante, tutte, molte, e poi di venire in panchina Serie A e magari giocare 10 minuti, 12 minuti e compagnia bella, ok? Quindi non c'è o deve giocare con noi, venire a fare la ruota con noi. Non gioca con loro, no, gioca lì e poi se c'è bisogno gioca anche di qua, e succede spesso. Detto questo, il talento fisico, prima che tecnico, che ha quella nazione è incredibile, è incredibile. La nostra squadra Espoir l'anno scorso aveva 3 attorno ai 2,10 m, 4-5 a cavallo di 2 metri fra 98-02 e 03. Il playmakerino era un playmakerino, l'unico più basso, che era tipo 1,80 m, uno di più o meno come me, e poi tutti sopra 1,90 m. E come noi, la maggior parte delle squadre. Una roba incredibile. La maggior parte sono neri, più o meno francesi, dalle colonie, di seconda generazione, prima generazione, quello che è. Ma è un talento diffuso incredibile. Poi, per quanto riguarda il lavoro che viene fatto, su questo non lo so troppo perché non ho avuto modo di seguire. Però lì a Limoges c'era grande attenzione e quantitativamente lavoravano tanto. La mattina, spesso, quasi tutte le mattine, in palestra di squadra, alle 8:30, e poi si riallenavano la sera. A quanti anni questo, perdonami? Il torneo Espoir, ora non vorrei sbagliarmi, comunque diciamo sta a cavallo dei 20 anni e si scollina a 20 anni, quindi diciamo sono 3 anni, 19, 20, 21, piuttosto che 20, 21, 22, più o meno. E diciamo, rispetto ai nostri, mi sembra che si entra nel torneo Espoir quando da noi si esce da juniores. Quindi diciamo che sono quei 2-3 anni più o meno formativi, dei quali in Italia si parla spesso, di cosa far fare ai giocatori quando finiscono l'attività giovanile, che non sono pronti per il mondo senior. Esattamente, okay. Esattamente il periodo più critico per la maggior parte dei nostri ragazzi, perché chi magari ha dominato a livello giovanile si trova... Non è pronto ancora a fare in campionato senior. Allora, quindi cosa succede? Succede che molti vanno a giocare in B nazionale piuttosto che in Lega 2, però questa è una cosa molto intelligente perché ti consente di continuare a giocare con i tuoi coetanei, quindi di continuare la tua crescita in maniera molto lineare e di fare comunque esperienza con la prima squadra. Teoricamente come loro... età è un NCAA, perché l'NCAA dovrebbe andare dai 18 ai 22. Esatto, infatti alcuni ragazzi italiani, diversi ragazzi italiani ormai scelgono, una volta finito il settore giovanile, a 18-19 anni, l'avventura negli Stati Uniti. Ovviamente quelli più bravi, perché negli Stati Uniti amano prendere i giocatori anche dall'estero, ma che siano buoni giocatori, che abbiano potenzialità. E quindi è quell'età proprio critica che spesso, purtroppo, fa sì che noi ne perdiamo diversi. E tornando con un volo pindarico e temporale alla carriera del Bullo, che a margine di essere un allenatore e un esperto di basket è stato anche un giocatorino, ribadisco,
Tu hai fatto le minors. Esattamente, che è poi questo periodo di cui stiamo parlando, dove ho fatto Ozzano, il Gira, per il, qui bisogna essere boomer parecchio per ricordarselo. Sì, sì, la terza squadra di Bologna. Terza squadra di Bologna, perfetto. Poi ho fatto Mestre, B1, ok, quella che per oggi, per i più giovani, è la B, che da quest'anno è diventata nazionale, che è cioè che si chiama nazionale, che è ritornato sul modello molto simile a quello di A1, A2, B1, e quindi questa B1, a Ozzano Mestre, dove poi ci siamo conosciuti. Certo. Poi ho fatto Forlì in A2, dove di nuovo ci siamo frequentati, perfetto, e poi sono tornato a Treviso. Ecco, domanda, tu fai il settore giovanile, ovviamente sei una promessa del settore giovanile, e poi qualcuno, non so se fosse Maurizio o chi per lui, ti dice: guarda Massimo, abbiamo deciso che invece che aggregarti subito alla prima squadra, tu vai a giocare a Ozzano. Sì, sì, sì. Ti allora, girano le palle, rimani male? No, assolutamente. Allora, questo diciamo, dico la storia perché nel senso, cioè, sì, chiamiamolo il percorso degli eventi. Quando noi abbiamo finito il settore giovanile, Jaco si ricorderà sicuramente molto bene, la mia annata, quindi 77 e i 76 che erano in fuori quota, uno per squadra, e quando finiamo è il primo anno che entra in vigore, cioè finiamo la stagione, da settembre entra in vigore la sentenza Bosman. Quindi liberi, quindi tutti. Non vale più il cartellino, non sei più... Rusca. Sì, sì, Rusca felice. E... non vale più il cartellino, come era solito dire Maurizio Gherardini, sei l'impresa di te stesso. Quindi non appartieni più a Benetton, alla Pallacanestro Livorno, alla Virtus, che quindi, diciamo, sono la tua casa, ma devi sono la... sono l'impresa per la quale sono la tua, sono la casa alla quale appartieni, ma la casa è tua e ci devi pensare. Sì, non sei più tuo, un dipendente di qualcuno, ma tu sei l'imprenditore. Sì, cioè diventi dipendente nel momento più, in cui non sei più anche un valore. Un valore, eccolo qua, non sei più per la tua società. Nel senso, con l'era dei cartellini eri comunque un capitale. Eri un capitale della società che a quei tempi aveva tutto l'interesse a far sì che tu ti sviluppassi e diventassi un buon giocatore, perché acquisivi valore e quindi sul mercato poi ti vendevano, come quella volta io che ho pagato il tuo cartellino in tasca mia alla PL. E niente, e Maurizio finì quella stagione, mi chiamò e mi disse: guarda, vorrei parlare con te. Io non sapevo assolutamente niente, non avevo il procuratore e ci troviamo, prendiamo un caffè in centro. Allora, se non sbaglio, prendiamo un caffè, mi ricordo anche abbastanza bene dove. Allora, finisce Calmaggiore non dalla parte di Piazza dei Signori, ma dall'altra parte. Okay. Si attraversa la strada, l'incrocio, quello dove a sinistra si va al Duomo. Sì. Mm-hmm. Si entra in quell'altra strada lì, sulla destra c'era un bar. C'è una pasticceria. Perché c'aveva adesso tipo una specie di pedana che era più o meno in mezzo alla strada, una roba del genere. Okay. Ci mettiamo lì seduti e mi spiega che cosa è la sentenza. Mi spiega. Cioè, lui la sapeva, io non. Prova a trasmettermi che cosa la sentenza Bosman significa, ma soprattutto che cosa significherà, incominciando con questa frase: non sei più un valore della società, ma sei l'impresa di te stesso. E mi dice: guarda, noi come società vogliamo metterti, chiaramente al tempo i regolamenti erano proprio veramente alle fasi embrionali, quello che garantiva la società rispetto all'investimento fatto per la crescita del giocatore, bla bla bla, era la possibilità di mettere il giocatore per quanto volessero, massimo 5 anni, la cifra che volevano, al minimo, quello che era il minimo della Serie A, e poi la società poteva scegliere 3 anni, 2 anni, 1 anno, al massimo, al minimo, quello che ti pare, però diciamo gli standard massimali erano non meno del minimo, non più lungo di 5 anni. Noi come società vogliamo investire su di te, ti facciamo questi 5 anni di contratto. Poi con questi 5 anni di contratto vediamo cosa fare, non credo tu sia pronto per stare in prima squadra, non è inutile che tu stia in prima squadra, ti gireremo in prestito. Se troviamo in A2 sarà molto difficile, facciamo prestito. Se invece troviamo in Serie B, più probabile, visto che la Serie B non è mondo professionistico, non possiamo fare prestito, chiudiamo il contratto, lo mettiamo da una parte, facciamo una scrittura privata fra noi e te come famiglia, che all'inizio del prossimo anno, indipendentemente da quelle che saranno state le tue performance, ok, tu tornerai sotto la nostra egida si dice, egida, e poi da lì vediamo che cosa fare l'anno prossimo. Io rimasi
sorpreso e colpito dal fatto che Benetton volesse farmi questo contratto, mm-hmm. anche perché i miei due compagni di squadra più in vista, che erano Causin, il fuori quota, che eravamo compagni di nazionale, ma lui era un 76, e Carraretto, sì. non venivano, diciamo, non entravano in queste dinamiche societarie e prendevano soltanto me. E questo mi fece molto piacere, io rimasi sorpreso e colpito, e soprattutto da questi 5 anni, soprattutto, dicevo, oh, madonna, che culo, di qui di là. Esatto. E quindi quando chiamai a casa dissi, oh, fanno così, e mi sono detto, ah, scusa, lì, scusami, scegliesti tu o faceste un consiglio di famiglia? Per cosa? Per decidere se accettare questa cosa. Non invece... No, non potevi non accettare. Se la società ti vuole fare il contratto, te devi accettare. Ok. Altrimenti, credo, non so se già al tempo si potesse fare, però se non sbaglio, l'unica cosa era o ti fermavi o andavi al college. Io non volevo andare al college, mm-hmm. perché avevamo già avuto, perché mi chiesero se volevo andare al college, sì, così, più o meno informati metti Ciro, non varie volte, sì, ah, perché anche te al college, perché era partito Andrea Buzza, Alberto sì. Peruzzo. Quell'estate lì partirono dei 78, Ivan Gatto, Davide Bett, Giampaolo Ramon, e partirono tutti per il college, non interessavano alla società e partirono per il college. Invece Pero e il fratello di Boots erano andati perché avevano finito il settore giovanile e volevano tentare questa strada qui. Io mi ricordo bene a Ciro una volta mi disse lì fuori dalla ghirada, lì davanti al ristorante, mi disse, ah, ma cosa dici? Ma io disse, guarda, ascolta, facciamo così molto velocemente. Allora, sono buono per giocare? Gioco. Sto qui in Italia, gioco. Ma se non sono buono e si prova al college perché vediamo, lei disse, come c'è niente, mi iscriverò all'università e farò un percorso universitario. Diciamo che le mie risposte non lasciavano, anche ora, però anche a tempo non lasciavano grandi dubbi su quelle che erano, sì. le mie idee, no? Ero stato molto, molto chiaro. E da lì poi, no, da lì, questa cosa qui venne accantonata, comunque non mi venne più proposta, e poi si arrivò alla fine dell'anno dove Maurizio mi fece questo discorso qui. Chiaramente ero super contento. Poi d'estate, parlando con la mia famiglia, perché comunque io ero senza procuratore e mi affidavo completamente a Maurizio, Maurizio disse, guarda, ascolta, andiamo lì a Ozzano, c'era un grande amico di Ciro del mondo Fortitudo che aveva sostituito Ciro a fare il team manager del Fortitudo, che si chiama Dollaro. Steve Penso, no Dollaro era il giro, era, e c'era Steve Penso, guarda, c'è questo dirigente che conosce molto bene Ciro, lì la società è seria, bla bla bla, andiamo lì, ok, perfetto, si prende, si va lì. Allenatore, ti ricordi chi è? Massimo Bernardi. Quindi un allenatore quello abituato, sì, a lavorare con i giovani. Sì, 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 sì. Ecco, e la mia domanda è, tu teoricamente devi prepararti per poi tornare in Serie A con una squadra forte. La tua mentalità di giocatore è, faccio quello che mi dicono oppure devo segnare 20 punti, devo mettermi in mostra? Come... Allora, questo percorso che ho fatto è stato fondamentale per poi tornare, perché comunque a diverso livello... tecnico, morale, di esperienza, di emozione, ho fatto esperienze molto importanti che poi mi sono servite quando sono tornato qua. Dentro a queste esperienze, quella più importante, le due più importanti del primo anno furono come si vive in uno spogliatoio di senior, dove fondamentalmente sei il ragazzino, l'ultimo arrivato che non sa niente. Poi ero, e purtroppo tuttora sono molto permaloso, e i miei compagni di quell'epoca lì, con i quali poi strinsi grande amicizia con qualcuno di loro, cioè caricavano i massimi su questa mia permalosità. Quindi scopersero che tu eri permaloso. Sì, cioè scoprirono. E questa cosa qui... Scoprirono. Boia. E questa cosa qui fu per me un inizio di crescita, cioè quindi riuscire a stare in uno spogliatoio senza dover per forza, quindi questo da una parte. E ti ricordi dei nomi, cioè quelli che... Io no, ci fu, ma questo lo conosce anche Iaco sicuramente, Marco Marchetti, che poi è morto di un infarto giocando, che eravamo grandissimi amici, e che 15-20 giorni prima di morire venne al Palaverde nel 2003 a portarmi la partecipazione di nozze. Cavolo. Marco Marchetti. Con Roberto, eh? Con la Roberta, la giocatrice di pallacanestro, sì, esattamente. E poi c'era Andrea Buonello, che è un trevigiano. Ah, Buonello, sì, Conegliano, sì. Bravo, sì, bravo. Sì, sì, sì. Stefanel. Poi c'era Gatti, più o meno della tua generazione, Fabriano, credo fosse uscisse. Poi c'era Emilio Marcheselli. Poi c'era ex Virtus, bravo. Poi c'era Andrea Grossi, Marco Grossi di Rimini. Poi c'era Angeli di Rimini,
Angeli sì. 65. Sì, lui, sì. Che poi, gioca ancora, fra l'altro. Sì, Sandro Angeli. Poi c'era... Poi senior, però c'è ancora un fisico pazzesco. Durante l'anno arrivò Gabriele Casalvieri. Ok. Il moviolone Casalvieri. Poi c'era Schulz, Alberto Barbieri, che eravamo più o meno coetanei. Lui era 76, Schulz. Schulz, grande amico di Ezio Battistella. Che poi giocarono insieme e si giocò insieme a Forlì due anni dopo. Poi c'era il grande Andrea Sciarabba. Ok. Barabone, grandissimo Barabone. Sciarabba, grandissima promessa della Fortitudo. Sì, bravo, bravo, esattamente. Poi c'era... Basta, mi sa che lo vedi tutti. Eh sì, cioè, questi qui ti prendevano in mezzo e tu... Puttana, uno di quelli che massacrava di più era Bonello. Puttana, Bonello veramente mi distruggeva. Infatti all'inizio non lo sopportavo, però lo conosceva mio fratello, perché mio fratello faceva all'università a Bologna, anche lui era iscritto all'università a Bologna, però mio fratello faceva ingegneria, lui faceva, se non sbaglio, legge. E... Però avevano fatto insieme, credo, la scuola, la squadra di basket dell'Ateneo, della città di Bologna. Quindi mio fratello diceva, guarda, non è un cattivo ragazzo, diceva, non lo sopporto, non prende sempre, non lo sopporto, diciamo, mi stavo sicuro. Poi invece siamo diventati amici. E lui era uno, poi un altro che andava giù in maniera proprio velata era Emilio Marcheselli, cioè migliore. Anche tu eri più giù. Giovane? Sì, ero più giovane. Okay. L'altro appena arrivato era Schulz, era Barbieri. Mm-hmm. E poi c'era anche Barabone, però Barabone aveva già fatto un annetto, uno o due anni già di senior. Però Barabone, Schulz era molto... non voglio dire un babboccione, però era molto più buono, cioè io ero un cazzoso di tutto, ogni volta mi diceva qualcosa me la prendevo, allora ma è lì, perdonami, tu una sera tornando da un amichevole, vai. Tra l'altro mi pare a Padova giocavamo contro di voi, l'anno che per voi a Padova fu un po' infausto in A2, venimmo a fare un amichevole da voi, quando si ritornò, beh, io lì ho finito la mia carriera. Sì. A parte mi presentai all'amichevole per andare. Però, mi presentai all'amichevole. all'amichevole, poi me le cercavo ovviamente. Mi presentai all'amichevole vestito con Lumberjack, tipo scarpa a barca, però estiva. Mm-hmm. Pantalone, fai conto, quasi sul bianco lungo. E una camicia lunga, color, fai conto, tipo salmone. Però. Lo stile è sempre stato devo dire. Te ti puoi immaginare questi quando mi videro, finito, mi ruppero i maroni talmente tanto che la sera, quando si ritornò a Ozzano, ci lasciarono al palazzetto, e fuori dal palazzetto del parcheggio c'erano questi lampioni che erano i globi, però più alti. Mm-hmm. Da quanto tutta la giornata mi avevano di qui di là, perché ero vestito tutto, poi a cena, ti puoi immaginare, di qui di là, se sinistra, io mi incazzavo, mi detti un calcio a uno di questi lampioni e lo buttai per terra, e lì fu l'apoteosi, perché allora lì sì che incominciarono, ah, ora si racconta ai vigili che sei stato te, e io dicevo, lo sai, ci hanno chiamato in sede. Nel finisce di tutti i colori, però poi dopo ma infatti la mia domanda è, quindi questa era la parte morale. La parte tecnica invece fu sta qui, che stando nel mondo Benetton eravamo, perché il settore giovanile era fatto in un certo modo, era tutto preparato, studiato, allora ok, vai a scuola, poi alle 2 vieni qui, fai pesi, poi alle 4 c'è l'allenamento lì, poi c'è l'allenamento là e qui e là e su giù, era tutto fatto, quindi non dovevi fare niente, eseguire, perfetto. Quando poi vai nel mondo senior, cioè, non trovi più Benetton, ok? Perché il mondo senior, okay, si allena. È come tra la scuola e l'università, più o meno, che tipo, devi arrangiarti. Tipo. Quindi quello che serve a te non c'è chi te lo fa fare, ma te lo devi fare per conto tuo. E io quell'anno lì, devo dire, feci zero. Arrivai, infatti giocavo molto bene, due anni di lavoro facevo i miei canestrini, fisicamente, perché ero, Jaco diceva che saltavo, però ero secco come un uscio, e per giocare a livello professionistico dovevo mettere su peso, ok? E quindi a Treviso avevo tutti i miei pesi, qui e là e su e giù, andai lì, pesi zero barato, se andava alla palestra giocava a squash, okay. Perché i miei compagni giocavano a squash, giocavo a squash anch'io, ok? E poi veniva a Treviso una volta ogni due mesi a vedere come andavano, e la settimana prima che veniva a Treviso, fai come quando studi, non hai studiato, la notte fai tutto, perfetto, facevo una settimana di pesi, ma non cambiava niente. Comunque. Però la squash giocavi da squash era classificato. E quindi dalla parte dei pesi zero, e l'altra parte che avevo totalmente perso era il lavoro individuale sul tiro, e infatti durante l'anno ero partito molto bene, poi niente. Quando finì la stagione, che poi Treviso vinse lo scudetto, ero al player, si è dilaniato per terra, ci sono le foto, tutto quello che è, benissimo, il vecchio Renato Pasquale un giorno mi prese e mi disse, vieni un po' qui,
quest'anno cosa hai fatto? Insomma, qui la, giocare? Ah, sì, ma tirare? Tirare, le tue percentuali sono queste. Sei arrivato, facevi questo, hai finito con questo. Perché? Cosa hai fatto? Hai lavorato? Poco. Ecco, bene. Allora, questo, se vuoi tornare a giocare qui, no, se vuoi tornare a giocare qui, se vuoi avere una chance di tornare a giocare qui, prossimo anno, tanto non torni con noi, riandrai in giro un'altra volta, pesi e tirare. Poi qui d'estate è successo che mi ruppi il piede, bla 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 bla, stavo in Ghirada, giocavo a Mestre e io passavo le giornate, e io ho la solo mattina e il pomeriggio chiuso in palestra, tirare, pesi, tirare. E io ho solo un piccolo ricordo, perché il Bullo veniva fuori con noi col Boots dopo le partitine nostre del nostro misero campionato e si andava al McDonald's. E il Bullo mangiava due menù di McDonald's e noi tutti dicevamo, vabbè, ma diventerai un grande obeso, cioè cosa ti fai? E lui dice, no, è parte del mio programma, tipo aveva tutta una serie di diete e quindi lui doveva mangiare questo doppio McDonald's. E a me è rimasto impresso e dire, cacchio. Sì, poi diciamo ero abbastanza fortunato perché c'avevo il metabolismo a 4-5 mila e quindi potevo mangiare quello che pareva, sì. che non me lo mettevo addosso. Però sicuramente fatta quell'esperienza lì, capii, proprio toccando con mano, e anche perché poi mi era stato detto, cioè il fatto che mi era stato detto, poi per quanto potessi essere maloso tutto quanto, però davo sempre peso a quello che mi ha detto, soprattutto a determinate figure, e Renato era una di queste, e mi colpì molto questa cosa qua e mi rimase addosso, tant'è che poi finché ho giocato sono sempre più o meno stato usato come esempio nella maniera positiva, dicendo vedi, nonostante a 35, 36, 40 è sempre qui e cioè, quell'annata mi servì per crearmi un'etica del lavoro che poi, come raccontava Iaco, mi ha portato a diventare non un tiratore, però uno che nel campo deve dire ascolta, lui non si può far tirare perché sennò fa canestro, okay? Poi i tiratori erano altri, tipo te. Sì, i tiratori erano forse quelli che erano però i miei canestrini, sì. Tu sei diventato un tiratore, diventato uno di quelli che deve dire ascolta, close out, gli dai di cuore addosso, perché se non gli cuore addosso fa canestro. E soprattutto segnavi canestri decisivi, quindi quella faceva parte della tua incoscienza e follia e mancanza di appunto di coscienza che ti vabbè, puoi dire che ti faceva, che era un coglionazzo. Coglionazzo è una parola non è una parola, non dice tutto, riduttiva, dice, esatto, è troppo riduttiva, però effettivamente questa è stata una tua forza, quella di non pensare e di prenderti dei tiri. Tu sei stato insieme a Basile forse il creatore dei tiri ignoranti. Basile è ancora più ignorante dei tuoi, tu abbastanza ignoranti. Adesso c'è il numero uno dei tiri ignoranti che è Bellinelli. Sì. Bellinelli è veramente incredibile. Più sono fuori equilibrio, storti, più fa canestro. I tiri coi piedi per terra no. non fanno per lui. Però adesso, per chiudere la prima parte, tu l'ultimo anno, chiamiamolo delle tue minors, anche se comunque era un livello più che alto, lo giocasti, e questo passato remoto spero di averlo beccato, perché quello di prima, sì. Non molto, giocasti a Forlì, sì. Con quello che ormai è il jolly che noi tiriamo fuori quasi ogni puntata, che è Sugar. Qual è il tuo ricordo di... Agrodolce. Scusa, sì. Iaco, io mi fermerei un attimo. Agrodolce è tanta roba. Agrodolce è quasi da baricco. Io non mi aspettavo questa cosa da Bullo. No, agrodolce è un ricordo agrodolce molto profondo. Scusa Iaco, io farei ok, no vai, scusami, sono rimasto un po' basito. Allora, sono arrivato a stagione in corso, dovevo andare lì solo per allenarmi un po'. Allora io avevo finito il problema ai piedi che mi portavo dietro dall'anno prima, avevo fatto tutta una roba casinata, bla 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 bla. Forlì a due con Renato Pasquale allenatore. Bravo, esattamente. Allora, l'esperienza di Forlì inizia così, ero a Vigna di Valle al CAR, benissimo, mi chiama Maurizio e mi fa guarda, c'è la possibilità di andare da Renato a Forlì, però ti vogliono vedere, perché chiaramente Renato sapeva dei miei problemi al piede, e ti vogliono vedere al piede, ci mancherebbe. Allora mi organizzano per prendo la macchina, vado a Forlì da Spadoni, dottore storico di, che era neanche l'ortopedico, era il dottore di famiglia, il medico sociale, il motta di Forlì. E vado in casa, neanche al palazzetto, vado in casa di qui di là,
e mi fa: ah, so di questo problema, faccio sì, guarda, c'è questo problema qui, però ora un po' che non mi dà fastidio. Ma cosa hai fatto? Ho detto: guarda, niente, frattura da stress, bla 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 bla, bla. Bene. Mettiti sul divano, allora metto sul divano, mi levo la scarpa e incomincio un po' con questo piede, tocca, 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 a un certo punto comincia a fare brum, 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 aia, 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 aia. Con le mani, quindi solo con la forza delle mani, una persona che non era Schwarzenegger, ma era un dottore, quindi mi rifà male, ok? Quindi prendo il remoto in macchina, zoppicando, bla bla bla, ritorno là, non molto contento, perché sapevo, cioè, annusavo che se non avessi avuto un contratto professionistico sarei rimasto a Vigna di Valle, che voleva dire chiodo sulla bara, si va a studiare, perfetto. Invece poi chiaramente Maurizio disse: no, qua non resti, torni da noi, ti curi, bla bla. Comunque niente, tornai, chiamai Renato, gli dissi qua le cose, lo so, ho parlato col dottore, non se ne fece di niente. Tornai a Treviso, bla bla bla, mi curai, c'è un'opportunità di andare a Forlì perché Benzi ha la pubalgia. Allora arrivo a Forlì, andiamo con Renato a cena all'hotel della città, classico quello lì in centro, che è andato a Forlì, bene o male sono andati tutti lì, si mangia clamorosamente, facciamo una cena di pesce, guazzetto, si mangia. Allora si mangia con Renato, Renato mi fa: guarda, siamo qui per questo qua, da te ho bisogno di questo, questo e questo, mi piacerebbe girare la squadra tirandoti dentro, però non abbiamo una sega di soldi, non so dove mandare questa gente qua, niente, adesso intanto vieni qui, allenati, poi vediamo. Poi il culo ha voluto che quello si è fatto male, uno ha chiesto di essere ceduto e sono rimasto lì a Forlì. Uno è morto. Sono rimasto lì a Forlì e c'era Sugar. Allora, Sugar? Forti come Sugar non ne ho mai visti. Sono arrivato, era il momento, il creato mi diceva: dipendiamo molto da Sugar e da Rodney Monroe. Uh-huh. Rodney Monroe, voi lo conoscete, perché Fire and Ice con Chris Colchan, Carolina State. Non guardare Iago che non sa niente, io lo so. Te lo sai, sì. Iago lo sa chi è Corciani. Sì, però gli mancava l'altra parte. Non sapevi di Fire and Ice? Mi ricordo Corciani Fire era Ice. Fire e Rodney Monroe era Ice, perché l'altro era tutto, Monroe non sudava. Quindi, niente. A NC State che avevano fatto la Final Four. Okay. Apro brevissimo parentesi su Monroe. Eravamo seduti di fianco in spogliatoio e lui finiva l'allenamento, si levava la maglietta, che una maglietta a settimana, poi un paio me le sono fatte regalare, le metteva lì e se le rimetteva il giorno dopo, ma non perché non le lavasse, perché non le sporcava. Poi la domenica faceva 30-35 e Renato quella sera signori si nasce, sì, veramente, mi disse: guarda, c'è questo ragazzo, una volta la settimana non fa niente, nulla nulla, però la domenica fa 30-35 tutte le volte, un po'. Vediamo. E era effettivamente così, questo non tirava, non difendeva, ogni tanto faceva un sorriso e poi la domenica boom, 30-35 o 7 su 8, 8 su 11 a 3 punti, una roba vergognosa, perfetto. Quindi arriviamo a Forlì, c'è Sugar e Renato mi aveva detto: guarda, dipendiamo da Sugar e da questo Monroe. Poi c'era Aris Mugizzino, dice: vabbè, Sugar aveva il passaporto italiano, Sugar va un po' up and down, è vecchio di qui di là, poi insomma quel carattere destra e sinistra, quando è up è un giocatore che non c'ha nessuno, probabilmente neanche in Serie A, quando è in down fa i disastri veri. Quando sono arrivato era in up, faceva delle robe, io ti dico, non ho mai visto il 3 contro 2 a 11, quell'esercizio che tutti è. Sugar quando aveva la palla in mezzo, non scherzo, giocando, ma sul serio, cioè la gente giocava, no? Lui tirava a due mani così. Tipo, cioè, riusciva, incominciava a guardare a destra, a sinistra, spostava la difesa con gli occhi e poi tirava così, ma così, ma io una roba, faceva dei passaggi, neanche Ricky un passatore, Sugar faceva dei passaggi backdoor sulla zona, 2-3 fermi, tutti fermi, lui c'ha la palla in punta, parte, alley-oop, schiaccia, una roba veramente incredibile. Quindi questo, diciamo, è la parte dolce. Poi c'è la parte agro. La parte dolce, Sugar. Bravo. La parte agro. Poi c'è la parte agro. Mio. La parte agro che nei momenti in cui andava in down, non solo tecnico, poi non credo sia questa la serie adatta per parlare dei suoi momenti down, diventava ingestibile, giocava male e poi non era sempre particolarmente in controllo di se stesso. Allora, nello spogliatoio c'era parecchia rivalità fra Mujezinovic, slavo, bosniaco credo, sì, e lui, perché Aris arrivava da Indiana, allenato da Bobby Knight. Sugar, che era stato miglior assist dell'NBA, aveva vinto nella stessa annata assist e palle recuperate, era uno star, veniva da un college del cazzo, Montana, che era un college che non cagava nessuno, sì. E
a Sugar rodeva molto che un bosniaco avesse fatto Indiana quando lui aveva fatto Montana. E allora si piccavano sempre su sta roba qui. Capitò che io un giorno avevo una maglia di un college americano che avevo preso quando, primo anno di Benetton, eravamo stati con la sperimentale a fare una tournée in America, allenati da Messina, e una sorta di sperimentale, e avevamo preso le maglie, no, delle varie università, e ero molto geloso di queste maglie qui. E un giorno Sugar si prese in spogliatoio Coades di sta storia dell'NCAA, mi vide addosso questa maglia e fece così, ah, this is bullshit, e me la strappò di dosso. Roba che mi metto a piangere. Tipo Hulk Hogan nel wrestling. Cioè, anche perché io avevo grandissimo rispetto di Sugar, ci mancherebbe, no? Non avevo creato problemi con nessuno, ci mancherebbe, ero l'ultimo arrivato, non dovevo neanche stare lì, ero lì, e lui quel giorno mi strappò la maglia di dosso. Io, cioè, stavo per mettermi a piangere, non mi misi a piangere, cioè, ma che ci rimasi molto male. Questo è un episodio che come lo racconto, ancora mi dà parecchio fastidio. E poi un'altra cosa che mi fece, che mi dette parecchio noia, gli piacevano le mie ciabatte della doccia, sì, e me le rubò e mi dette un paio di sue del cazzo che facevano schifo. E io mi dovete cosa devo fare? Siamo nel fetish. No, io non volevo un fetish delle ciabatte, fetish. Non l'avevo mai, diciamo, sentito. Che su questa falsa riga c'è qualche altro, magari. Vabbè, no. Immagino. C'è quindi un ricordo agrodolce. No, è una definizione pittorica. Gli avrei detto che la sua mamma era una maiala. L'ho sussurrato, non proprio quando lui era vicino. Il livornese. Beh, anche perché Sugar ha giocato a Livorno, mi sembra, con Lombardi, quindi se questo era dopo magari lo capiva. Sì, sicuro, poi lui parlava italiano perfetto. Ah, sì? A parte che ogni tanto si, cioè, si imbalbava. Non funzionava bene. Comunque, l'abbiamo detto un sacco di volte, Sugar era, sì, tra i buoni in un NBA dove c'era. Boia, ma se era buono, roba, cioè, veramente. Ma era un giocatore pazzesco. Sì. Su questo niente da dire. Pazzesco. Allora, Jaco, io direi che su questa cosa chiudiamo la prima parte.